la frazione di Cocumola rientra nel territorio comunale di Minervino di Lecce. Il piccolo centro abitato si dispone a ventaglio intorno alla piazza del paese, dedicata al santo patrono Nicola di Mira, festeggiato dalla popolazione la prima settimana di agosto. Qui si affacciano gli antichi edifici signorili e tra tutti risalta Palazzo Pasca, con la sua fisionomia articolata di antica residenza nobiliare. La facciata è dominata dal portale riccamente elaborato, mentre fa da coronamento alla struttura un'elegante balaustra, felice risultato di modifiche risalenti alla fine del Settecento. Anticamente l'edificio doveva possedere un'organizzazione strutturale di tipo difensivo, come ricordano i resti di alcuni elementi tardo cinquecenteschi di natura architettonica militaresca. In questi scorci tipici del Salento meridionale sembrano rivivere i versi dell'illustre poeta Vittorio Bodini, raccolti ne La luna dei Borboni, così citati. Un paese che si chiama Cocumola è come avere le mani sporche di farina e un portoncino verde color limone. A pochi metri dalla piazza si stagliano i sobri lineamenti della parrocchiale, risultato delle sensibili modifiche effettuate negli ultimi anni dell'Ottocento. Proseguendo verso la periferia, ci si imbatte nella piccola chiesa dedicata alla Vergine Assunta, conosciuta qui a Cocumola come la Madonna dell'Uragano. La cappella è così chiamata in ricordo del violento nubifragio scatenatosi nella zona orientale del Salento nel 1832. Tempesta che, secondo la tradizione devozionale, fu mitigata grazie all'intervento salvifico della Vergine. Cocumola è conosciuta ai molti anche per l'ottima cucina tradizionale, proposta in una squisita cornice familiare nei vari locali presenti nel centro. Una giusta occasione per visitare il paese, in grado di unire la bellezza paesaggistica del Salento spontaneo alla qualità dei piatti tipici di Terra d'Otranto.